Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, il GIP di Lanciano Massimo Canosa ha convalidato il fermo per Gheorghe Bogdan Ghiviziu, 26 anni, il quinto uomo della banda ritenuta responsabile della rapina di domenica 23 settembre nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Il giovane ha risposto alle domande dei magistrati raccontando di non essere mai entrato in villa, ma di avere svolto soltanto il ruolo di autista, il servizio. Ha confessato di aver fatto parte della banda di romeni che domenica 23 settembre a Lanciano rapinò e aggredì barbaramente in casa i coniugi Martelli. Ma ho solo fatto da autista con la mia BMW, ha precisato Gheorghe Bogdan Ghiviziu, romeno, 26 anni, interrogato in carcere a Lanciano dal PM di Serio e dal GIP Canosa, che ha infine convalidato il fermo e disposto il provvedimento di arresto cautelare in carcere. Il giovane è accusato di sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni gravissime. Il legale difensore Paolo Sisti. Sì, il mio assistito ha inteso rispondere alle domande del pubblico ministero e del GIP, ha confermato di aver partecipato all'azione criminosa, ma ha precisato che non è mai entrato all'interno della villa, ma ha soltanto fatto da autista, quindi non sa quello che è successo nella villa perché è sempre rimasto all'esterno. In merito invece a colui che è stato ritenuto il capobanda, almeno finora, che è a Caserta, ha detto qualcosa? No, ha detto che l'aveva visto qualche volta, non lo conosceva bene, che conosceva gli altri ragazzi perché sono della stessa nazionalità e spesso, diciamo, si frequentano, però non ha indicato ruoli particolari o altro, anche perché poi lui, non essendo entrato nella villa, non poteva riferire null'altro. E come si organizzavano per fare questo colpo? Lo ha detto? No, lui questo non lo sa perché è stato, diciamo, coinvolto proprio all'ultimo momento e gli è stato chiesto solo di fare, ecco, così da autista, niente di più. E in merito alla fuga di sabato scorso e al fatto che si è fatto accompagnare dal convivente della madre, ha detto qualcosa? No, lui ovviamente ha negato che stesse fuggendo perché se voleva fuggire l'avrebbe fatto subito. Nel momento in cui è stato fermato dalla Polizia dei Carabinieri, ha raccontato al giudice di essersi spaventato e di essere scappato così nelle campagne. Però poi, dopo qualche ora, la sera si è costituito. Chi l'ha convinto a costituirsi? Ma io so che ha parlato con la moglie e quindi anche con le forze dell'ordine e poi si è presentato spontaneamente. Cambiamo argomento. Le cause di ineleggibilità relative all'elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018, cioè 45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Lo fa sapere in una nota il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di approfondimenti tecnici con il Servizio legislativo del Consiglio in merito ai termini di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, con riferimento alla posizione dei sindaci e dei presidenti delle province, in riferimento all'efficacia delle dimissioni e al fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza della Corte Costituzionale numero 46 del 1969 ha chiarito che la ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario da ogni ulteriore atto di ufficio. Mauro Febbo torna a sollevare dubbi sulla gestione degli appalti nella ASL di Chieti, questa volta sotto la lente di ingrandimento del presidente della commissione di vigilanza regionale. È finito l'appalto da circa 24 milioni di euro per le apparecchiature di diagnostica integrata e radioterapia dell'ospedale Teatino. Il 10 ottobre i vertici della ASL sono stati convocati in commissione regionale per spiegare l'appalto. Intanto potrebbe finire definitivamente nel cassetto il project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Il servizio di Alfredo Primante.
Un appalto tutto da verificare, così Mauro Febbo, presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo ed esponente di Forza Italia, bolla l'intenzione dell'ASL di Chieti di rinnovare la propria dotazione tecnologica per la radioterapia e la diagnostica integrata. In sé una buona cosa, dice Febbo, se non fosse che le scelte di programmazione, l'iter della procedura di affidamento da 24,7 milioni di euro, presentano diverse opacità di cui i vertici della ASL saranno chiamati a rispondere nel corso di una seduta della Commissione di vigilanza fissata per il 10 di ottobre. Alcune domande ce le poniamo, la prima è sulla programmazione, bisogna investire perché abbiamo due macchinari, uno comprato di altissima tecnologia del 2014, l'altro del 2006 oramai obsoleto e che necessita manutenzioni, ma dal 2014 a oggi come mai su questo macchinario non è stato progettato e programmato nulla di nuovo, e quindi qui è il primo problema di programmazione. Poi sulla relazione che è stata fatta, sulla convenienza economica dell'investimento, abbiamo dei dubbi che vengono dalla stessa relazione, un gruppo di lavoro che viene nominato con 13 professionalità di altissimo livello, compreso 9 direttori di UOC. Nella delibera si allegano solo 3 relazioni di primari che peraltro chiedono diverse prescrizioni a cui non si ha risposta. Poi diciamo la cosa che francamente detta qualche sospetto, chiamiamolo così, è le due relazioni che vengono allegate, una del RUP e l'altra della dottoressa Vecchi. La dottoressa fa una relazione l'8 agosto del 2018 basandosi sulla relazione del RUP, che stranamente firma la sua relazione in data 16 agosto. In commissione però si parlerà anche del project financing dell'ospedale di Chieti, che Febbo ha versato sin dal principio sostenendo che fosse inutile e costoso. Il progetto di Maltauro, dice ancora Febbo, potrebbe essere definitivamente archiviato e spiega il perché. La ALS ha rigettato l'ipotesi di andare avanti con il project financing, demandando nuovamente alla regione, che tecnicamente non lo può fare perché l'ente appaltante deve essere per forza chi è proprietario dell'immobile, e quindi la ALS di fatto finalmente si pone fine a questa querelle che dura ormai da anni e che ho denunciato ormai 3 anni fa. Rimangono tutte il dispiacere di aver perso quasi 5 anni per correre dietro ad un progetto faraonico di qualcuno che si era intestardito, che peraltro procurerà molti danni, perché io sono certo che Maltauro adesso chiederà i danni per una progettazione che ha presentato. C'è ancora da chiedersi perché non si è tenuto conto di altri progetti presentati che si potevano realizzare, perché molto meno impattanti, più piccoli, si parlava solamente di 30-35 milioni di euro, peraltro con la realizzazione del parcheggio, che è la cosa che serve prima di tutti alla città di Chieti. 2 attività chiuse e 3 quintali di prodotti alimentari sequestrati per essere distrutti. Il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del NAS in alcuni fast food frequentati dagli studenti, in particolare i militari nella zona centrale di Pescara, hanno scoperto un fast food che operava senza allaccio alla rete elettrica. Freezer e piastre erano alimentate in forma discontinua con un generatore mobile. Questo avrebbe compromesso non solo le condizioni igienico-sanitarie dei locali, ma anche la tenuta della catena del freddo di prodotti carnei e vegetali custoditi in 2 congelatori. Pertanto l'attività è stata sospesa e oltre 200 kg di cibi precotti e semilavorati sono stati vincolati per essere distrutti. Nei locali e nel magazzino di un supermercato della provincia di Pescara sono state invece riscontrate carenze igienico-sanitarie. Inoltre in alcuni prodotti dolciari erano scaduti. Il gestore dell'esercizio commerciale è stato sanzionato con una multa di oltre 10.000 euro, mentre gli alimenti scaduti sono stati sequestrati per essere distrutti nella periferia di Chieti. Infine, i carabinieri del NAS e il personale della ASL hanno interdetto l'attività di un bar tavola calda perché sono state riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali di locali e attrezzature. Il bando Resto al Sud mette a disposizione dei giovani imprenditori abruzzesi tra i 18 e i 35 anni circa 15 milioni di euro per i loro progetti. Una misura che prevede la creazione di quasi 900 nuovi posti di lavoro sul territorio regionale. Se ne è parlato in un incontro all'Auditorium Petruzzi di Pescara. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Resto al Sud perché credo nella mia terra e nel domani. Grazie a 15 milioni di finanziamenti previsti da questa misura e destinata ai giovani imprenditori, solo in Abruzzo potranno crearsi a breve quasi 900 nuovi posti di lavoro.
L'iniziativa è stata illustrata a Pescara davanti ad un folto pubblico di ragazzi interessati a lanciarsi nell'imprenditoria. A spiegarla nei dettagli ed incoraggiarla sono stati i rappresentanti del Confidi Intercredit, di Invitalia ed Intesa San Paolo. Tre realtà che hanno unito le forze per sostenere ed accompagnare i giovani abruzzesi tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare nuove attività imprenditoriali nella loro regione grazie agli strumenti messi in campo nell'ambito di Resto al Sud. La dotazione finanziaria complessiva è di 1 miliardo 25 milioni di euro, comprende 8 regioni ed è stata stanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Le domande di finanziamento pervenute in Abruzzo sono state 229, ancora davvero poche, ed è per questo che gli operatori auspicano che siano soprattutto le associazioni di categoria presenti sul territorio adesso a sensibilizzare e a far conoscere questa nuova misura di sostegno all'imprenditoria giovanile. È difficile che un ragazzo che ha un'idea di mettersi in proprio, magari è oggi un dipendente di una piccola impresa artigiana, vada a Roma a parlare con Invitalia o lo faccia per telefono o entri in uno sportello bancario. C'è necessità che il giovane vada da chi parla la sua stessa lingua, cioè l'associazione di categoria della piccola impresa, magari è quella dove il padre artigiano si è sempre rivolto, può essere quella che valuta in maniera del tutto gratuita, questo lo sottolineo, la fattibilità di un'iniziativa. Nell'ambito di Resto al Sud possono essere finanziate le iniziative imprenditoriali operanti nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone e il turismo. Sono invece escluse le attività agricole, libero professionali e il commercio. Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammissibili erogato da Invitalia o un finanziamento bancario pari al 65% delle spese ammissibili concesso dal gruppo Intesa San Paolo. Ciascun soggetto può richiedere fino a 50.000 euro. Nel caso in cui il progetto sia proposto da 4 o più giovani, sarà comunque possibile richiedere un massimo di 200.000 euro, 8 anni il tempo per restituire le somme. Il programma è veramente molto semplice ed efficace, questa è la caratteristica principale, sono convinto in un successo. È un'iniziativa che per la prima volta è così importante e a sostegno dei giovani al Sud. Nel 2019 lo Stella Maris sarà pienamente fruibile, è l'impegno preso dal presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, nell'esporre i lavori del primo lotto per la riqualificazione dell'edificio di Monte Silvano. Lo Stella Maris diventerà una colonia estiva e grazie alla convenzione con l'Ipsar De Cecco sarà anche convitto dell'alberghiero pescarese, il servizio. Bisognerà attendere ancora fino al prossimo anno per veder volare nuovamente lo Stella Maris, l'edificio a forma d'aeroplano costruito tra il 1938 e il 1939, che dal 1984 giace inutilizzato e degradato sul lungomare di Montesilvano. Questa mattina il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha esposto il resoconto dei lavori del primo lotto dello Stella Maris e sottoscritto il protocollo d'intesa per l'istituzione del convitto per l'Ipsar Filippo De Cecco di Pescara. L'appalto complessivo è di 2,5 milioni di euro. Oggi è un giorno particolarmente decisivo, quello in cui assumiamo non solo l'impegno di concludere quel primo lotto che avevamo già consegnato, ma di fatti parte anche la nuova procedura per la gara del secondo lotto. Il progetto definitivo esecutivo è quasi pronto e allo stesso tempo oggi abbiamo anche la possibilità di firmare una intesa, una convenzione tra la provincia di Pescara e l'Istituto Alberghiero De Cecco, dove appunto si sancisce ufficialmente la fruibilità del convitto che sta appunto nascendo proprio qui allo Stella Maris, che verrà reso fruibile per l'Istituto Alberghiero De Cecco. Noi paghiamo 145.000 euro l'anno di affitto per il convitto e dal 2019 noi questo fitto non lo vogliamo più pagare, quindi abbiamo inteso concludere questa procedura con l'alberghiero. Allo stesso tempo qui nasce ciò che abbiamo detto circa un anno fa, e cioè la colonia marina che
aiuterà tantissimo la valorizzazione intanto di questo luogo, perché non sarà soltanto ristrutturato come edificio, ma anche tutti gli esterni, quindi tutto questo parco esterno sarà attrezzato e reso fruibile alla collettività di Montesilvano, e ci apprestiamo a mettere in campo una strategia anche gestionale che consentirà appunto la piena funzionalità dell'edificio Stella Maris. Ed ora andiamo all'Aquila, 3 milioni di euro per il progetto esecutivo di ristrutturazione dello storico albergo di Campo Imperatore, previsti molti interventi presentati in comune. Ne vediamo il servizio. 3 milioni di euro per l'albergo di Campo Imperatore grazie a fondi CIPE, 500 giorni per i lavori. È stato presentato ed illustrato il progetto esecutivo di ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore. Si tratta dello storico albergo dove Mussolini soggiornò a seguito della caduta del suo governo e dell'arresto e fu successivamente liberato dai tedeschi nell'ambito della famosa Operazione Quercia, che poi è divenuta anche uno spettacolo di successo che si è svolto proprio in cima alle montagne aquilane. A presentare il progetto sono stati il sindaco Pierluigi Biondi, il vice sindaco Guido Liris, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, Vittorio Federico Rapisarda, il dirigente tecnico del provveditorato Gennaio Di Maio. Ad illustrare nel dettaglio il documento è stato l'ingegner Federico Isola. Il progetto esecutivo, per un importo complessivo di 3 milioni di euro, è finanziato con una delibera CIPE del 2012. Come è noto, Biondi ha già chiesto alla struttura di missione fondi aggiuntivi. Nel seminterrato andranno locali per la scuola sci e nuoto sci, il locale a disposizione dei carabinieri e della protezione civile, quello per il primo soccorso medico, i bar, locali tecnici, centro benessere, servizi igienici. Al piano terra ci saranno invece un salotto, una sala per guardare la TV, bar, bagni, magazzino, hall e reception, ma anche uffici, cucina, locali di servizio e sala ristorante. Le stanze saranno ridotte, ma avranno tutti i servizi interni. Per quanto riguarda gli interventi complessivi, ci sarà l'isolamento della copertura, l'isolamento con cappotto interno, fondazione, infradosso, solaio, piano seminterrato, anche qui isolamento, il consolidamento e la demolizione delle parti di intonaco che si stanno staccando. Ci saranno intonaci traspiranti sia all'interno che all'esterno e poi nuovi infissi esterni ed interni con un alluminio speciale. È prevista anche la revisione della copertura vetrata della sala lettura, il ripristino delle aperture di affaccio sulla sala lettura e l'inserimento di pannelli che saranno fonoassorbenti. Ovviamente saranno rifatti tutti gli impianti per rendere sempre più appetibile questo storico albergo. Il problema della sicurezza e dell'inadeguatezza della strada statale 690, meglio nota come Superstrada dell'Iri, è stata al centro di una tavola rotonda. Il servizio. Come comune di Sora noi abbiamo proprio la chiara percezione di un limite fisico che si caratterizza proprio da un mando dell'asfalto molto disconnesso proprio nel territorio nostro laziale. La regione Abruzzo ha altre problematiche in merito alle opere d'arte, alla manutenzione delle stesse, e andando verso Cassino i vari territori attraversati presentano ognuno diverse problematiche. Invece essere oggi qui vuol dire accendere i riflettori su tutta la tratta stradale e cercare di avere una progettualità e una programmazione che sia interregionale e che quindi affronti il problema nella sua totalità, e probabilmente forse qualche soluzione potrà avvenire sul tappeto. Quindi stiamo parlando di un'arteria che deve necessariamente essere non solo messa in sicurezza, ma essere considerata per quello che è, cioè un tratto di dorsale della nostra, dell'intera nazione, che collega due importanti tratte viarie, che sono quella tirrenica e quella adriatica. E fin quando non si prende coscienza di questo, rischiamo di far rimanere questa strada una strada di provincia, che in realtà non è. Quali sono le prime criticità da affrontare? Ma le prime criticità che noi oggi vogliamo porre in atto sono la sicurezza, ovviamente, perché è quella che è la base di ogni elemento, ma oltretutto il secondo punto è l'inadeguatezza di questa arteria, che con la mole di traffico, immaginate, qui viaggiano dei 16.000-17.000 veicoli al giorno, che non è più in grado di sopportare un traffico così intenso, perché ormai dall'uscita di Cassino Autostrada, che raccoglie quindi il Basso Lazio e la Campania, trasferendo questo in Abruzzo e nel Reatino, sta creando non poche difficoltà a tutto quanto il settore. Provare a fare tutto quello che è possibile per mettere questa strada in condizione di essere più adeguatamente in grado di rispondere alla grande massa di attività che intercorrono tra Abruzzo e Lazio è un compito primario, e sono qui per prendere gli impegni che la Regione può prendere, naturalmente insieme all'ANAS, che però è la struttura da cui dipende questa superstrada.
La situazione di criticità relativa alla viabilità dell'Alto Molise, riferita in particolare ai viadotti Sente e Verrino, che è causa di forte disagio per la popolazione locale, ci ha indotti ad adottare un provvedimento d'urgenza per trovare una soluzione per l'immediato. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine della riunione di giunta di questa mattina. Abbiamo pertanto deliberato di intervenire con lavori di messa in sicurezza su due arterie stradali alternative, la strada provinciale 86, direzione Agnone, in provincia di Isernia, e la strada provinciale 86 Istonia, individuando come soggetto attuatore la provincia di Isernia. Dovremo ora procedere, fa sapere il governatore, alla ridefinizione del programma degli interventi dell'area Altissimo Molise con la provincia di Isernia e con i sindaci dei comuni sulla base delle effettive priorità. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Ieri, sotto la sede del MISE a Roma, la REA, Radiotelevisioni Associate Europee, ha organizzato una manifestazione nazionale contro il decreto denominato Ammazza emittenti locali. 400 televisioni locali e 800 radio rischiano di chiudere nelle prossime settimane. 2.520 dipendenti rischiano il proprio posto di lavoro. 9 regioni su 20 potrebbero restare senza una sola televisione locale. Il servizio di Tonino Danese. La nuova norma del mille proroghe sull'assegnazione dei contributi alle TV e alle radio locali approvata dal governo 5 Stelle e Lega mette seriamente a rischio la sopravvivenza in tutta Italia di circa 1.200 emittenti. Possono saltare oltre 2.000 posti di lavoro davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. A Roma, in piazza Molise, la protesta di centinaia di TV e radio locali contro quella che è stata definita legge ammazza emittenti, diventata operante con DPR del 12 ottobre 2017. Normativa, è stato ribadito, voluta da Renzi e Gentiloni, è diventata legge attraverso un emendamento inserito nel mille proroghe dall'attuale governo. 9 regioni su 20 potrebbero restare senza una sola televisione locale. E chi sono questi? Sono i soliti network bene attrezzati, bene informati, per i quali poi hanno convivenze col MISE, con tutti gli altri potenti della terra, che gli fanno i regolamenti a misura d'uomo. Chiediamo che ci siano leggi e regolamenti eque, con ripartizione giuste e proporzionate alle assunzioni che uno direttamente fa. Se uno ha un occupato vale uno, se uno ha 100 occupati vale 100. Andremo fino in fondo, se è il caso andremo alla Corte Costituzionale, andremo a Strasburgo, all'ultimo rimane un atto di disperato, ci andremo tutti a buttare al fiume Altevere e voglio vedere se Salvini ci viene a salvare oppure ci tratterà come migranti. Noi riteniamo che sia questo decreto che ha portato a 100, che porterà 100 milioni di euro distribuiti per tutte le televisioni, sia un decreto che abbia un principio giusto, quello di aiutare il pluralismo dell'informazione, ma abbia un'attuazione sbagliata, perché ripartisce il 95% delle risorse fra le prime 100 emittenti. Una cosa che discrimina gran parte degli emittenti, che comunque hanno una forza lavoro importante. È evidente che non può essere una colpa il fatto che ci sia una popolazione inferiore rispetto ad altre regioni. Il 17 ottobre il TAR Lazio si pronuncerà nel merito del ricorso proposto a suo tempo da alcune emittenti, tra le quali Telemolise, contro il DPR 146. Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto in questo ricorso addirittura prima che diventasse legge il milleproroghe, anticipando che con la legificazione del milleproroghe il ricorso si sarebbe dovuto interrompere. In realtà, per quanto ci riguarda, siamo ancora più agguerriti che in partenza, perché chiederemo al TAR Lazio di sollevare la questione di costituzionalità, perché la legificazione del milleproroghe non risponde ad una logica di interesse pubblico. In piazza Molise i manifestanti hanno intercettato il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che così ha risposto ai cronisti. Presenterò un'interrogazione, sono anche membro della Commissione Vigilanza RAI e Sistemi Radiotelevisivo e presenterò appunto interrogazioni sia in Commissione Istruzione e Editoria e sia in Vigilanza a vostro sostegno. Apriamo la pagina dello sport. Pareggio beffa 2-2 per il Pescara Leuganeo di Padova, in vantaggio di 2 gol fino al 90esimo. I biancazzurri subiscono la doppia rimonta dei padroni di casa e gettano via 2 punti che significavano il primato solitario in classifica. Resta la buona prestazione sotto il profilo del controllo della partita. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Con 5 minuti di follia finale il Pescara pareggia all'Euganeo di Padova, una partita già vinta, mancando l'approdo solitario in vetta alla classifica. Schiumano rabbia e biancazzurri che però nel finale in vantaggio per 2-0 hanno perso letteralmente la Trebisonda, subendo la rimonta dei padroni di casa che sembravano già rassegnati al KO. Peccato davvero, ma sguardo ora al match con il Benevento, sperando che Fiorillo e soci riescano a far tesoro degli errori commessi. Nella gara giocata dopo il primo rinvio per pioggia, i due allenatori riconfermano gli stessi 11 della sera del diluvio. Pillon ripropone in toto la squadra che aveva superato il Crotone. In difesa al centro con Gravion c'è regolarmente Campagnaro. Per il resto tutti confermati rispetto all'ultimo turno. Bisoli manda in campo un Padova con una punta in meno e con un 4-3-1-2 con Pulsetti a ridosso delle due punte, Clemenza e Bonazzoli. Dopo tanta pioggia all'Euganeo, sole e caldo con 5.000 spettatori sugli spalti, fra cui una settantina di supporters biancazzurri. Si parte agli ordini di Manuel Volpi d'Arezzo con il Pescara che al decimo arriva ad un passo dal vantaggio con Macin che innesca Mancuso che non riesce ad incrociare in area di rigore e con la sua conclusione che viene respinta da Merelli. Buon avvio di gara per la squadra abruzzese che rischia un po' in un paio di azioni locali con Clemenza che se ne va sul filo del fuorigioco senza però poi riuscire a chiudere l'azione in un paio di occasioni. Al 23esimo rischio per il Pescara con un pallonetto in area di Pulsetti che manca di poco il bersaglio grosso. Passa un attimo e Mancuso viene atterrato quasi al limite dell'area di rigore padavina da Trevisan con Volpi che vede il fallo, tra l'altro netto, e assegna il calcio di punizione. Dai 22 metri si incarica della battuta Gaston Brugman che disegna una parabola deliziosa con la palla che si insacca all'incrocio nonostante il volo di Morelli. Il Pescara è meritatamente in vantaggio con i biancoscudati di casa che accusano il colpo e che per qualche minuto non riescono a fare breccia nella metà campo biancazzurra. L'ultimissima parte di prima frazione vede i biancazzurri controllare la partita che si chiude dopo il doppio fischio di Volpi sullo 0-1. Nella ripresa i veneti si ripresentano in campo con Cisco al posto di Pulsetti e sarà questa la sostituzione che cambierà nel finale la partita. Al quinto, sugli sviluppi di un angolo, trattenuta in area padavina tra Mazzocco e Gravione, anche fra Trevisan e Mancuso, con il fischietto toscano che indica il dischetto e con l'ex attaccante della San Benedettese che con freddezza mette alle spalle di Merelli per il 2-0 per il giocatore di origine milanese, il quarto sigillo della stagione. Fanno festa i tifosi biancazzurri presenti in Curva Nord con i locali che cercano poco dopo al nono di riaprire la gara con Cisco che se ne va in contropiede e si presenta davanti a Fiorillo che salva con la palla che poi finisce sul palo. Il Pescara però non sta a guardare visto che al 12esimo c'è un cross di Balzano per Marras che gira di testa per Merelli che però para. Al 20esimo si infortuna Antonucci dopo uno scontro di gioco con Capelli e costretto a lasciare il campo a Capone. A ridosso della mezz'ora Bisoli manda in campo Capello per Clemenza, forse il migliore in casa veneta. Si arriva così nell'ultimo quarto d'ora di gara con Crecco in campo al posto di Macin e con i biancazzurri che sembrano in controllo assoluto della gara prima del blackout finale con il gran gol di Cisco al 90esimo e la rete del rocambolesco 2-2 di Cappelletti al 95esimo. Per il Pescara e i suoi tifosi è una mazzata terribile. Il Pescara manca l'aggancio in testa alla classifica, ma restano 90 minuti di ottimo calcio in vista della gara di sabato prossimo all'Adriatico con il Benevento. La Delfino Pescara comunica che in ordine a quanto accaduto nel settore Curva Nord dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia nel corso del primo tempo della gara Pescara-Crotone dello scorso 25 di settembre, sono in corso accertamenti tesi ad individuare i responsabili dell'episodio che ha determinato la distruzione di alcuni seggiolini, in particolare l'accensione di numerosi fumogeni utilizzati per l'esecuzione di una coreografia ha determinato un principio di incendio che è stato domato dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Tale comportamento, che evidenzia l'introduzione di materiale pirotecnico esplicitamente vietato dalla legge e dal regolamento d'uso dell'impianto, avrebbe potuto causare, oltre al danno suddetto, ulteriori e più gravi conseguenze a sostenitori presenti nel settore, considerata anche la vicinanza delle fiamme a strisce
striscioni e bandiere. Ciò posto, si rappresenta che quanto esposto rientra nelle fattispecie previste per l'applicazione del codice di condotta delle società ed il conseguente utilizzo del sistema di gradimento nei confronti dei responsabili dell'episodio in argomento. E ora scendiamo in Serie C con riferimento alle dichiarazioni del presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che ieri ha partecipato alla trasmissione Pro Teramo. Ebbene, Campitelli ha fatto capire che i continui insuccessi della sua squadra, uniti ai tanti sacrifici economici, potrebbero essere il segnale che la sua era, che l'era della sua presidenza, è oramai al crepuscolo. Vediamo. Io sono stanco di stare in questa situazione, perché uno come me, abituato ai successi, lottare per 2, 3, 4 anni, non ha senso continuare a stare qui, perché conviene più ripartire, da farsi da parte, poi ripartire da una situazione più bassa, ma tornare ad avere la voglia di vincere, di vincere. Senti, le partite. Ma ci sta dicendo che sta cercando un acquirente? Ma no, io sto dicendo che se dovessimo di nuovo lottare un anno a queste condizioni, e vuol dire che l'era Campitelli è finita. Ma non è bello per me stare sempre lì, ti ammali, quindi certo. Siccome io non posso più ammalare, perché già sono malato, fortunatamente non di malattia vera, sportivo, ma di malattia dei matti, perché io questo lo chiamo, e quindi reputo che forse, se anche quest'anno è così, è finita l'era, è finita. Certo. Se il Cicco Campitelli porta ancora questi risultati, è giusto che Campitelli si fa da parte, e quindi ci dovrà essere per forza nuovi visi che possano sicuramente, anche ripartendo dal più basso, tutto quello che vogliamo, ricominciare un ciclo, perché il calcio significa vincere, il calcio non significa stare lì tutti gli anni, perché non ci si diverte nessuno. Perché se Campitelli serve, perché non ci sono altri imprenditori, Campitelli sta bene a casa sua. Invece qui dobbiamo parlare se l'era Campitelli è finita, perché per mille ragioni, perché dopo 11 anni non piace più, è diventato vecchio, è diventato incapace, non fa più un risultato, che cosa c'è e ci sta a fare il signor Campitelli a capo di una squadra? Non serve. Se noi oggi andremo bene, cioè noi resteremo al nostro posto, faremo altri investimenti, tutto quello che vogliamo, perché i due soci sono già entrati, sì. Ma se prima o poi insieme ai due soci ci saranno altri 3 soci e possono ridare lo slancio, io sarò il primo a essere felice. Infelice per me, perché per me mi costerà una malattia, ma felice per il proseguo, che tutte le volte diciamo mo stai per terz'ultimo, quint'ultimo, cioè non pensate che a gestire uno stress simile sia una cosa facile, no, in modo in assoluto, perché gestire uno stress simile, poi giorno 15 devi pagare 250, 300 mila euro di calciatori, gli stipendi, e poi prendi giustamente, lo stress si accumula. Io non ho più quel tipo di fisico che mi posso permettere di sopportare determinate cose. Il vincere è una cosa troppo bella che noi non la saporiamo più. Ho capito. Quindi se questa categoria, può darsi pure che per Teramo sia troppo alta, per la nostra forza economica, vuol dire che farà una categoria più bassa, verrà 2 imprenditori più alti, ma il futuro, non adesso, quando sarà, dovrà essere questo. Qua nessuno sta dicendo che va via, che scappa, che non finisce il campionato, che non paghi i calciatori e tutto il resto, perché nella mia era non ho mai preso un punto di penalizzazione in tutti questi anni, ma se oggi le forze possono essere Berlusconi, il presidente del Pordenone, il presidente del Ferrari, ci sono presidenti che fatturano miliardi, milioni e miliardi di euro, vuol dire che noi dobbiamo accontentarci, se non vogliamo più soffrire e stare lì col lumicino ad aspettare l'ultima, penultima e tutto, dobbiamo dire ok, torniamoci un passo sotto, vinciamo, andiamo, come il Pescara che va tra la Serie B e la Serie A, così dovrà essere il Teramo, tra la Serie C e la Serie D.
Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 saranno disponibili tra poco on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.